Ciao amici, questo affetto lo dedico ai miei cari amici del gruppo dei Merdomaghi. Ciao Giancarlo. Allora, vi spiego subito. Intanto lo adoro per la sua pulizia di come è composto. Vi prometto che vi spiegherò l'effetto entro massimo domani, quindi un regalo che faccio personale. E la cosa interessante è che il mazzo va mescolato. Quindi c'è una priorità di base molto affascinante per noi apprezzatori che non c'è nessun ordine delle carte. Dopodiché le carte le apro in maniera un po' originale, così, vedete? Spero che si veda bene. Un po', diciamo, ampliate in maniera anomala, ok? Ora mi fermo a una carta che voglio io, perché sono da solo, ma dovrebbe farlo lo spettatore, quindi chiederò alla mia ragazza Manuela di dirmi stop. Quando vuoi tu, Manuela? Libero. Otto di quadri, ok. Otto di quadri, la carta scelta viene messa in disparte, ok? Il resto del mazzo si riprende e si dà una mescolatura. Semplicemente. Ora si prendono le carte, si aprono sempre in maniera spiovente così, e ancora una volta lo spettatore mi dovrà dire stop. Io spero che mi dica stop a una carta, facciamo 4 di quadri, ok? Io non so se quando gioco No, però. no, no, tu dovrai dire semplicemente stop. Quindi io Ok. butto giù le carte e ragazzi vedrete che mi ferma il 4 di quadri. Quando vuoi tu, Manuela. Sì, 4 di quadri, giusto? Ah, un errore. Mi hai fermato all'asso di picche realmente. Beh, però aspetta, noi maghi dall'errore creiamo un piccolo miracolo. 8 di quadri e 4 di quadri. Ciao amici, a domani la spiegazione.